Frane ed alluvioni rappresentano un rischio sempre più rilevante per diverse aree del nostro paese. Basti pensare che un gran numero di comuni italiani sono presenti aree esposte al rischio idrogeologico. Per comprendere quanto sia allarmante questo fenomeno e quanto sia delicato l'assetto geomorfologico di molte zone della nostra penisola. L'Abruzzo interno e segnatamente il territorio del comune di Pacentro sono storicamente soggetti a frane o ad altri fenomeni di dissesto idrogeologico. Bene ha fatto dunque il comune di Pacentro e per esso il sindaco Guido Angelilli a promuovere una giornata di studi che si è tenuta nell'auditorium del convento di San Francesco. Pacentro è un paese che è a rischio sismico R4. Abbiamo in questo momento 4 strade di cui 3 sono chiuse, perché noi abbiamo chiuso la strada Remorronese 13, la 487 verso il monte, e la strada che collega Campo di Giove a Pacentro dalla parte di Fonte Romana San Leonardo, per cui rimane libera soltanto a valle la 487. Su 4 ne abbiamo chiuse 3. La situazione è molto grave, tenendo conto poi che nella parte centrale, negli eventi dei primi giorni di marzo, abbiamo avuto 4 frane, di cui 2 hanno interrotto appunto la strada provinciale 13 e altre 2 invece sono arrivate a ridosso del paese. Qualificati relatori e studiosi si sono alternati al tavolo di conferenza durante l'intera giornata. Ma la domanda è questa: si può prevenire e si può fare prevenzione del rischio derivante da frane, crolli, colati di detriti ed altro? La risposta sicuramente è sì. Esistono tecniche di imbrigliamento, muri di contenimento ed altre realizzazioni e tecniche varie per impedire o ridurre il rischio di frane. Le frane o alluvioni sono fenomeni naturali, ma la scelta poco accorta dell'uso del suolo, come l'urbanizzazione eccessiva, l'abusivismo, il disboscamento dei versanti e l'alterazione delle dinamiche naturali di fiumi, come la cementificazione degli alvei, aumentano enormemente il rischio, esponendo persone, beni, strutture, opere dell'uomo ed intere comunità a pericoli molto seri. Da tutto questo si evince come sia necessaria invertire la tendenza nella gestione del territorio. Se vogliamo parlare di risorse, dobbiamo dire che quelle necessarie per la prevenzione sono di gran lunga inferiore alle risorse economiche occorrenti poi per riparare i danni di un fenomeno idrogeologico già accaduto. Appare dunque saggio investire nella prevenzione. Diciamo, uno dei fenomeni sono responsabili dell'innesco di fenomeni franosi è la presenza di acqua, quindi una cosa molto importante è la regimazione delle acque. Abbiamo visto che ci sono tantissimi dissesti che in realtà si potevano evitare solo con un giusto percorso di manutenzione, ma la manutenzione non è neanche un qualcosa di estremamente grande.